Ben trovati amici di Obiettivo Pieve di 100. Già, perché per una volta ogni mese Pieve viene prima di 100. Ciao amici di Obiettivo 100, grazie per questo spazio che date alla nostra Pieve e sono sicuro che riserverà, come sempre, sorprese. Ciao, buon ascolto! Cari amici, come avevamo annunciato, una volta al mese ci troviamo per parlare soltanto della PIV, un paese che ci ha dato nella stagione scorsa grandi emozioni con le elezioni. Ci avete trattato talmente bene che abbiamo deciso che avete uno spazio e meritate uno spazio tutto vostro. Ma soprattutto lo tiriamo via ai centesi. Esatto, cioè, per una volta. Questa settimana notizie di 100 non ci sono, parla solo di Pieve. E perché poi ce ne sono tante da dire spesso e volentieri, e in questa trasmissione noi ne tiriamo fuori sempre tre, e in questo caso partiamo dal Touring Club. Ma scusa, il Touring Club, ma cosa c'entra con Pieve di 100 il Touring Club? Perché a differenza di 100, e questo lo voglio sottolineare, Pieve di 100 fa parte, è bandiera arancione del Touring Club, cioè una di quelle mete che il Touring Club mette in mezzo a tante altre come possibile meta turistica, insomma ci porta dei turisti. E questa cosa è molto importante perché rientra in un panorama molto più ampio e soprattutto il Touring Club porta anche delle belle iniziative, una dei quali è la caccia al tesoro che hanno organizzato. In che senso la caccia al tesoro? La caccia al tesoro per i turisti, insomma praticamente domenica si potrà girare per la città alla ricerca, insomma, di una solita caccia al tesoro, però con lo scopo di visitare alcuni borghi, alcuni scorci di Pieve. Questo è molto bello perché effettivamente, e noi ne sappiamo qualcosa al di qua del ponte, tante volte non ci rendiamo conto delle piccole bellezze che compongono un paese. E questo sarebbe bello sia per i turisti farlo scoprire, ma sarebbe bello partecipare anche noi, perché effettivamente ci sono alcune volte delle strutture, delle case, proprio degli scorci che sarebbero proprio da tatuarsi. Pieve di 100 c'è riuscita, si era candidata mi pare nel 2018-2019 e sono arrivati gli ispettori in gran segreto per vedere se c'erano tutti i requisiti. Hanno vinto bandiera arancione che dura 4 anni ed è stata riconfermata poi nel, mi pare anche quella 22. Nel 22. E dunque, insomma, Pieve di 100 può vantare questa cosa qua che veramente fa onore. Beh, certo, sicuramente essere inseriti in un circuito turistico oggigiorno è qualcosa che inevitabilmente dà un grosso vantaggio a una comunità, specialmente a una comunità non troppo grande come quella di Pieve di 100, perché tanti turisti comunque a Bologna ci arrivano, forse qualcuno malauguratamente capita anche a 100. Pieve di 100, che è di là dal ponte, il punto più lontano della provincia di Bologna, tanti anche per sbaglio difficilmente capitano lì. Invece essere inseriti in un circuito così importante, così riconosciuto, che sembra solo un simbolino ma in realtà è qualcosa di molto più strutturato, dà una grossa opportunità specialmente per un borgo più piccolo come quello di Pieve di 100, quindi è una risorsa molto grande. E tra l'altro è bello che ci sia anche già questa iniziativa domenica, perché la si può riscontrare, no, coi propri occhi, cioè arrivano i turisti e, come dicevi tu, il cittadino stesso ha la possibilità di capire cosa deve abituarsi ad apprezzare della propria città, anche se bisogna dire che Pieve di 100 questo problema non ce l'ha, perché i pievesi sono sempre molto orgogliosi della loro città, della loro appartenenza. Sì, no, l'unico consiglio che possiamo darvi è la piazza ve la godete benissimo, godetevi anche il resto di Pieve, perché... Sì, non cacciate via se arrivano dei turisti da Ferrara, per dire, insomma, si può tenere per una, anche se passa uno dicendo vabbè, magari quello due scopaccioni glielo potete dare, però quelli di Ferrara teneteli. In anni passati qualche scopaccione ce li siamo dati effettivamente. E per la 22esima volta a Pieve di 100 riparte l'anno accademico. Già, perché come i pievesi ben sanno, ma in generale credo anche i centesi, Pieve di 100 ha l'università. L'università, il corso di laurea in scienze infermieristiche.
E proprio ce n'è un tantinello bisogno, mi pare, di infermieri. Sì, tra l'altro è una professione benché molto nobile, insomma negli ultimi anni ce ne siamo resi conto tutti, e per il 22esimo anno Pieve di Cento conferma la presenza del suo corso di laurea in scienze infermieristiche e, come è normale che sia all'università, siamo ad ottobre, ripartono i corsi di laurea a Pieve di Cento. Sembra una notizia così, insomma, da poco, anche perché dopo 22 anni ci si abitua a questa cosa. Invece, secondo me, è molto importante. Uno, perché lo sappiamo bene noi centesi, non è scontato avere l'università presente sul proprio territorio. E due, perché tra l'altro è un fiore all'occhiello, e pensa solo a quanta gente è girata per Pieve in questi 22 anni grazie a quel corso di laurea lì. Assolutamente, tra l'altro una delle problematiche che ci sono è gli alloggi per gli studenti, perché comunque ci sono alcuni che vogliono stazionare qua, e magari rimangono anche all'ospedale di Cento, ci farebbe comodo, però c'è veramente tutto un movimento che si crea dietro agli studentati e quant'altro. Anche a Bologna e Ferrara il problema veramente degli alloggi per gli studenti che vengono magari dal sud, dal nord, insomma è un problema che c'è. Sì, però vedi, secondo me rimane una risorsa veramente importante. Allora, Pieve di Cento è famosissima per la propria fiera, no? Per la famosa festa dei giovani. Beh, ecco, tanti giovani che magari non nascono a Pieve sono giovani che frequentano quel corso di laurea lì. Cioè, credo che tutti abbiamo amici, amiche, infermieri, infermiere, molti hanno studiato e studiano a Pieve di Cento, gente che proviene dalle più disparate parti della nostra bellissima penisola italica, che mettono nel loro percorso di vita e di studio Pieve di Cento. E questo sarà possibile ancora una volta e anche quest'anno. Non è una cosa da poco. No, perché poi questo si va a inserire nel discorso di cosa ha il proprio territorio. Allora, avete la Pieve ha una bellissima fiera, festa dei giovani, all'università, al touring club, al turismo, a un museo che mi allaccio a quanto detto prima sul touring club. Tra le cose da visitare c'è questo museo che noi abbiamo fatto anche una puntata apposta alle scuole, che organizza un sacco di iniziative, la biblioteca che a Cento non c'è in questo momento e c'è a Pieve, hanno i rotoli di Herman. Quello No, cioè, hai capito, avranno anche, penso che anche a Pieve ci siano dei rompiballe come ci sono anche a Cento, ma quello lì credo che non sia una caratteristica pievese, insomma. Quindi insomma ha un potenziale enorme per un paese che ha 7.000-8.000 abitanti, insomma, che sta crescendo. E quello che c'è da chiedersi è dove vuole arrivare Pieve di Cento, perché poi nell'ultima campagna elettorale è stato fatto un ragionamento di crescita di Pieve, e c'è una cosa su cui bisogna lavorare, come ormai tutte le parti, sulle infrastrutture, allargare il circuito, gli autobus, le fermate. Soprattutto, secondo me, ha il potenziale all'interno dell'unione dei comuni di Reno Galliera, ha il potenziale per grattare Castelmaggiore, che secondo me è avanti, ma Pieve secondo me gli arriva dietro, perché anche in quelle dinamiche lì, la politica, ci sono sempre dei rapporti di forza, e Pieve, è stato detto in campagna elettorale, vuole essere più protagonista, come dicono i politici, parte proattiva. No? Utilizzata anche off record prima. Sì, lo so, vabbè. Sorvoliamo. Comunque veramente il potenziale è enorme, e soprattutto da questo potenziale qua si può fare anche scuola ai comuni limitrofi. Anzi, si può fare università ai comuni limitrofi. E a proposito di cosa ha e cosa non ha Pieve, c'è una chiesa, la chiesa degli Scolopi, spero di averlo pronunciato bene, che insomma non è sconsacrata, però è un luogo d'arte bellissimo, sono riapparsi anche degli affreschi. Bene, sono partite le gare d'appalto e dovrebbe essere ormai arrivata l'assegnazione, o arriverà insomma a breve l'assegnazione, per il lavoro di riqualificazione della chiesa e della zona limitrofa.
Questo perché è importante? Prima di tutto perché riqualifica un'area già danneggiata prima, cioè già abbandonata prima, e poi col sisma, insomma, è stata abbastanza toccata. Infatti questa riqualificazione viene finanziata metà, circa un milione di euro dai fondi per il sisma, e l'altro milione circa con fondi del PNRR riguardanti proprio la riqualificazione dei centri urbani. E infatti non verrà riqualificata soltanto la chiesa, ma anche la zona all'intorno, che, se non ricordo male, confina anche lì nei dintorni della Slum Campanini. Scusate, ho avuto un attimo di vuoto. E insomma riprende anche un'altra area all'interno, e qua ho chiesto a Luca Borsari di lucidazioni, gli ho detto: cosa ci farete, un museo? Ha detto no, basta. Ha alzato le mani, ha detto basta. Direi che ormai hanno un museo per ogni quartiere, direi che lì verranno fatte un auditorium, diciamo una aula magna, dove si faranno... Scusa un attimo, quindi tu mi stai dicendo che a Pieve di Cento fanno una pandurera? Praticamente sì, insomma. E quindi andrà a finire come una pandurera? Che potrà essere utilizzato come aula magna per il corso di infermieristica, perché tutto torna nelle nostre puntate, ma soprattutto possono essere organizzati concerti, possono essere organizzate mille attività differenti, anche a livello museale, le mostre, anche se non c'è sempre bisogno di portarle al museo, si possono fare anche lì in un tempo definito. Le iniziative sono più disparate, ma soprattutto, ripeto, riqualifichiamo un'altra parte di Pieve, che anche Pieve col terremoto insomma ne ha subite parecchie. Sì, peraltro della chiesa degli Scolopi si era parlato anche durante l'ultima campagna elettorale, quella che ha portato alla riconferma del sindaco Borsari, e appunto era stato annunciato che presto ci sarebbero stati degli aggiornamenti e sarebbero partiti questi lavori. Quindi perché dico questa cosa qua? Perché è quel famoso valore della continuità. Cioè Pieve di Cento ha fatto una scelta per tanti anni di avvalersi, diciamo, di una squadra amministrativa che si è confermata nel tempo, che ci sono state delle staffette, l'ultima non è finita proprio bene, no. Visto, però comunque la continuità c'è stata. Quando c'è continuità, specialmente in un territorio non particolarmente esteso come quello di Pieve di Cento, è possibile, col tempo a disposizione maggiore, portare avanti anche dei progetti molto importanti. Cioè se tu pensi alla vicina Cento, che difficoltà sia far ripartire qualcosa dopo il sisma, tipo il teatro, a Pieve di Cento invece in questi 12 anni è riuscita a riqualificare quasi tutto, addirittura adesso andare a mettere mano a una struttura che sembrava appoggiata lì e trasformarla in un auditorium, in una risorsa anche per la componente culturale e turistica. No, perché poi alla fine per la cultura avere dei luoghi di aggregazione non è poi mica semplice, cioè va bene i musei, ma non è che dentro i musei puoi fare qualsiasi tipo di attività, ne servono di diversi tipi. Soprattutto non è scontato, no. Cioè invitiamo i nostri amici pievesi a fare un giro nei comuni vicino e andare a cercare i famosi luoghi ricettivi per la cultura. Non è mica detto che ci siano, eh. Tra l'altro, per l'amica Federica Orsi, che era tanto preoccupata in campagna elettorale del bilancio, in questo caso qua è finanziato con i fondi del sisma, con i fondi del PNRR, insomma, tanta roba a portarli a casa. Perché l'altra difficoltà, e questa la faccio come postilla di questa progettualità qua, è che va bene che sganci i soldi qualcun altro, ma poi tutta la progettualità la devi seguire te, i tuoi uffici. Quindi vuol dire che dietro a questo progetto qua c'è qualcuno che si è smazzato all'interno del comune di Pieve tutta la parte burocratica, che non vi sto a elencare in questa puntata qua che cosa vuol dire. No, però questa cosa i nostri ascoltatori di Pieve di Cento magari sono meno avvezzi a sentircelo dire, ma avere la possibilità di accedere a dei fondi del PNRR significa a livello burocratico dover compilare una quantità smisurata di carte e dover rendere conto di ogni centesimo che viene investito. Però c'è una cosa buona, che ha delle tempistiche definite, se no non sganciano i soldi. Quindi in Italia, anche questa è una cosa che non bisogna dare per scontato, le tempistiche verranno rispettate. Concludiamo questa puntata anche parlando di sport, perché avete il rugby, che secondo me è una cosa bellissima. Sono stato rugbista, tra l'altro, ve lo dico, seconda linea, e
sì, con scarsi risultati, però insomma ho partecipato, mi sono divertito un sacco. E il 13 inizia il campionato. Beh certo, dopo il quinto posto della scorsa stagione c'è già stato questo esordio, questa partita contro Firenze, vinta 24-26, quindi le prospettive sono molto buone. A questo punto non ci resta che dire, come dicevano le sciarpe una volta dei tifosi dell'Ova, Vinsota Katamaz. Non so cosa sia. Guarda che Pieve, Pieve è un bel paese, ricordatelo. Comunque noi ci vediamo il mese prossimo, però del rugby se ne parlerà nella trasmissione Centesimo Minuto. Voi comunque seguiteci sul canale, iscrivetevi e soprattutto ci vediamo tra un mesetto.